Assemblea pubblica dei lavoratori di Irpini Ambiente. I dipendenti della società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti si sono ritrovati in Piazza Libertà, sotto la sede della provincia. Con loro CGIL, CISL, UIL, UGL chiedono garanzie sul futuro. Come noto, Irpini Ambiente sarà trasferita dalla provincia al Lato. L'affidamento del servizio dovrà essere effettuato entro la fine di marzo. In caso contrario, si potrebbe procedere a bando europeo e quindi all'apertura ai privati. Maestranze e rappresentanze sindacali chiedono che la società resti una e pubblica. La nostra preoccupazione più che altro ora riguarda la tempistica, perché abbiamo una spada di Damocle che sarebbe il decreto ministeriale che dice che se entro il 30 marzo non vengono rispettati i tempi dell'affidamento, si può inserire il privato dentro con delle gare. Noi abbiamo sempre sostenuto fin dal 2013 e dal 2010, quando è nato Irpini Ambiente, che la società deve essere tutta pubblica, nell'interesse dei lavoratori e delle maestranze, ma anche nell'interesse dell'intero servizio. Abbiamo un fiore all'occhiello, Irpini Ambiente, che non va smantellato. In tutta la regione Campania ci hanno invidiato questa società. Siamo stati l'unici a crearla, una società pubblica e unica. Quindi cercheremo in tutti i modi di non tornare indietro con i nostri passi e mantenere questa posizione di pubblicistica e diciamo di efficienza. Oggi siamo qui per tenere alta l'attenzione, per dire alla provincia, al Lato, alla stessa Irpini Ambiente di fare presto, di decidere il nostro futuro, perché il 30 marzo è dietro l'angolo, quindi non vorremmo sorprese all'ultimo minuto. Il nostro timore più grande è non sapere chi arriverà, perché il 31 marzo saremo costretti a fare gare e a gara sappiamo può partecipare tutta l'Europa, quindi non sappiamo chi potrebbe arrivare in Irpinia.